Mi sa che ci sono già stato in questo posto. Oh, cosa vedo qua? Ah sì, sono qua perché, ragazzi, sono passati 40 anni di vacanze di Natale. Io non voglio sentire gli anni che passano, invece me lo stanno ricordando, 40 anni, ragazzi. Non sono bello, piaccio. Come mi trovate? Com'è Billo? Reggo ancora. I ragazzi anche che lo vedono, che lo hanno visto dopo o che addirittura non erano neanche nati in quel periodo, guardando questo film capiscono che quegli anni comunque avevano qualcosa di speciale, pur con tutti i loro difetti, con i cafoncioni di vacanze di Natale, però insomma c'era brio, c'era divertimento. Alboreto is nothing. C'era voglia di fare, di emergere e soprattutto non c'era il politicamente corretto, hai capito? Te mandavano i collegi svizzeri? Eccola là! E i ragazzi questo, secondo me, lo adorano ed è per questo che il film, oltre che attuale in questo momento, pensa a un film di 40 anni che oggi diventa anche trasgressivo. Il massimo. Sole, whisky, sei in pole position. Il 22 dicembre di 40 anni fa arrivava nei cinema Vacanze di Natale di Carlo Manzina. Facciamo una premessa: senza Sapore di mare non ci sarebbe stato Vacanze di Natale. Infatti tutto ebbe inizio nel febbraio del 1983 in occasione dell'anteprima di Sapore di mare, prodotto da Pio Angioretti e Adriano De Micheli. Tra il pubblico era presente Aurelio De Laurentiis, il quale alla fine del film fu così entusiasta del risultato da decidere di convocare i fratelli Manzina per realizzare una versione invernale di Sapore di mare. Detto o fatto, i fratelli Manzina iniziano a scrivere la sceneggiatura avendo come modello di riferimento da un lato il loro film appena arrivato in sala e dall'altro un film del 1959, Vacanze sulla neve di Camillo Mastrocinque. I fratelli Manzina portano in montagna anche parte del cast di Sapore di mare: Christian De Sica, Jerry Calà, Karina Hoff, Paolo Baroni e Guido Nicheli. Le riprese iniziano a settembre a Cortina d'Ampezzo ed il film arriva in sala il 22 dicembre 1983. Ancora loro non lo sapevano, ma avevano realizzato il loro capolavoro. Un film perfetto sotto ogni punto di vista, un film corale, un cast perfetto, sia quello principale, Calà, De Sica, Mendola, Urbinati, sia i comprimari, Micheli, Baroni, Della Casa, Brega, Garrone, Di Lorenzo, Scagnetti. Per non parlare del versante femminile, Interlenghi, Huff, Sandrelli, Tolo, Lentini e poi le apparizioni di Moana Pozzi e Monica Nickel, che avevano già oltrepassato i confini delle luci rosse. La sceneggiatura non gira mai a vuoto e getta i semi del futuro cinepanettone, anche se qui ancora bisogna notare che la futura coppia regina del genere Boldi De Sica non esiste, ma nascerà solo nel 1985 con I pompieri di Neri Parenti. Inizierà ad interagire l'anno successivo con Hippies, I giovani di successo, sempre di Carlo Manzina, e debutterà nel cinepanettone solo con Vacanze di Natale 90 di Enrico Oldoini. Vacanze di Natale all'interno del filone del cinepanettone possiede inoltre un certo stile peculiare che può essere riscontrato solo in altri due film vacanzieri vanziniani, cioè il precedente Sapore di mare ed il successivo Vacanze in America, uno stile che i cinepanettoni successivi, sia diretti dallo stesso Manzina, sia diretti da altri registi, Enrico Oldoini, Neri Parenti, non hanno. Pertanto Sapore di mare, Vacanze di Natale, Vacanze in America vanno a formare un'ideale trilogia che nei primi anni 80 ha stravolto le regole della commedia italiana, una trilogia che secondo la definizione coniata da Notturno Cinema costituisce la cosiddetta epoca delle prime vacanze. Sotto il profilo contenutistico il film è una satira di costume, un'istantanea dell'Italia degli anni 80, un ritratto che meglio non poteva essere realizzato e come ogni ritratto che si rispetti, il suo autore non ha potuto fare a meno di inserirvi una musa che col senno di poi possiamo considerare l'incarnazione stessa della bellezza degli anni 80, cioè Moana Pozzi. Un ruolo importante viene svolto dalla colonna sonora che, aprendosi con Moonlight Shadow di Mike Oldfield e chiudendosi con Maracaibo di Lou Colombo, era in pratica una compilation delle hit del momento ed oggi non fa altro che amplificare l'effetto nostalgia, perché ognuno di noi ha sicuramente un ricordo legato a quelle canzoni. Buona visione da Cinemarte e il Dottor Morte. Vacanze di Natale, quarantennale, andiamolo a riscoprire al cinema dal 30 dicembre. Maracaibo, finito il barracuda.
piaceri per stranieri, 130 kg.